Gracias. Bien usted. Adiós. Casi nadie. Tal vez sería demasiado. ¿Así hay? ¿Sí? Ok, no pues. Me está diciendo que ya está más barato. ¿Eh? Sí, la verdad. Das war unsere brasilianische Note. Ein spielerischer Innenverteidiger, der auch defensiv stark war. Manchmal ein bisschen leichtsinnig, wenn er gespielt hat. Aber mit dem Senderos, der dann das Gegenteil war, gross, kräftig, eher ein bisschen hölzern mit dem Ball, war der Brasilianer natürlich der elegante Spieler. Er war unheimlich technisch gut. Und trotzdem eigentlich hart in den Duell, gut im Kopfball. Ich fand es immer schade, dass man von seiner Art ein bisschen unterschätzt hat, was er eigentlich auf den Platz bringen kann. Ja, der Henner ist natürlich ein Künstler. Aller, also schon rein mal aussehmässig, wie er war. Halt ein bisschen, ich sage, ein feiner, ein zarter. Und mit dem hat man eine tiefe Bindung gehabt. Possiamo dire che il calcio mi ha lasciato perché durante 10 anni mi hanno operato 9 volte, quindi era sicuro che in un momento o l'altro il mio corpo non poteva reggere. Particolarmente quando avevo 28-27 anni mi hanno operato la schiena. In questo momento il medico mi ha detto: Harry, dobbiamo vedere cosa fare. Forse non puoi più continuare al calcio, o sicuramente se continui sarà peggio. E quindi ci sono alcuni amici che dicono che magari tutti questi infortuni venivano perché finalmente io non volevo più giocare a calcio, ma volevo fare quello che sto facendo oggi. E sinceramente posso dire che forse antropologo in qualche maniera sempre lo sono stato. Questo perché io, forse come tutti, però specialmente le persone che hanno una doppia nazionalità o origini diverse, sempre questionano cosa vuol dire, cos'è l'identità. 2 anni fa mi sono avvicinato a un gruppo indigena per capire un po' quali sono le dinamiche che occorrono qualora loro dall'Amazzonia vengano. Nonostante loro hanno una società più ampia perché riconoscono come persone, anche in alcuni casi piante, spiriti e soprattutto animali, no? E la mia idea era capire come fanno queste persone che nell'Amazzonia hanno questa società così ampia, una volta che si trovano nella nostra società, diciamo, in cui non c'è la natura qua c'è solo asfalto, non ci sono piante, non ci sono animali. Allora, questo è Eduardo, il principale, diciamo così, attore o informante di questo articolo, di questo lavoro, la persona che mi sta aiutando a capire la cosmologia, così diciamo, di un gruppo che si chiamano Makuna. E questa fotografia cerca di mostrare come lui si sente in una città. Lui mi racconta che lui nella città si sente come avere un'alma di giaguaro fra persone, no? Quindi in questo caso qua vediamo una sorta di ombra animalesca. Eduardo! Hola! Hola! ¿Cómo es? Bien, sí, señor. ¿Vamos? ¿Te dejo eso? Hola, papá. Buenas. Hola, Cartera. Gracias. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, bien. Bienvenido. Chao, viejo. Hola. ¿Qué era, ma? Sentémonos. Les traje un montón de fruta para que. Imagino. Imagino. Porque este de aquí es pensamiento serio. Este.
En este momento tenemos el grave problema del conflicto armado. Hay mucha gente armada. La tierra de nosotros del río Guanilla, este que usted debe recordar en dónde queda. Este tiene oro. La tierra tiene más agua que tierra. Entonces la variedad de las especies acuáticas. Por eso se llama guaíno. La tierra de nosotros del río Guanilla, este que usted debe recordar en dónde queda.